Giacomo Moscarola, siamo qui per parlare di impianti sportivi, il forum nello specifico, perché, come ormai ben noto, dal 1 gennaio la situazione è cambiata. Sì, buongiorno a tutti. La questione del forum per la città di Biella è una questione complicata. Per spiegare a tutti bisognerebbe fare un attimino di cronistoria, ovvero da quando è stato costruito nel 2008 fino al 2017 praticamente sempre è stato gestito dalla Pallacanestro Biella. Poi nel 2017-2018 è stata prorogata la gestione che era scaduta. Poi nel 2019, più o meno all'avvento della nostra amministrazione, ci siamo confrontati con Pallacanestro Biella per capire che cosa fare. Loro molto onestamente in quell'epoca dissero che i costi di gestione erano diventati troppo alti e giova ricordare a tutti che solamente le utenze, quindi gas ed energia elettrica per il forum, costano circa 150.000 euro all'anno. Quindi capisco che per loro poteva essere una difficoltà, ma come lo è per loro, lo è anche per noi, perché comunque il comune deve amministrare soldi pubblici e 150.000 euro all'anno solo di utenze per il forum è veramente tanto. Quindi nel 2019 ci trovammo e venne stipulata una convenzione che è molto 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 vantaggiosa per Pallacanestro Biella, perché il comune si faceva carico di tutte le utenze. E Pallacanestro Biella, invece di affittare, tra virgolette, l'utilizzo del campo, si occupava della custodia e avrebbe fatto dei lavori di manutenzione. Questa convenzione ha avuto una durata di 2 anni, è scaduta adesso il 31 di dicembre, e quindi dal 1 di gennaio il comune pagherà le utenze, come ha sempre fatto in questi ultimi anni, che ricordiamo montano circa 150.000 euro, si occuperà della custodia, si occuperà della manutenzione e chiederà a tutte le società che andranno ad occupare il forum di pagare l'affitto, come ad esempio avviene al Palapaietta. Al Palapaietta tutte le società, ad esempio la pallavolo, parte di pallacanestro, il pattinaggio, eccetera, affittano le ore e il comune paga l'utenza e la custodia. Quindi quello che avverrà al forum sarà identico a quello che avviene ormai da anni al Paietta. Ok, da parte vostra c'è stato comunque un bando, o sbaglio? Allora, noi stiamo predisponendo un bando. Fino a qualche anno fa le strutture sportive venivano date in concessione con un contributo di gestione, così senza indagare troppo il mercato. Adesso vogliamo fare le cose ben fatte, quindi prima di mettere a bando la struttura verrà redatto un piano economico-finanziario che un nostro advisor sta già predisponendo o che verrà presa, diciamo, da qualche società sportiva e poi lì si vedrà in base al piano economico-finanziario se dare un contributo per la gestione o una strada che fino ad ora non è mai stata intrapresa, quella di vedere se c'è qualche società, magari mista pubblico-privato di organizzazione di eventi, per dare in gestione questo palazzetto, perché a mio modo di vedere allo stato attuale nessuna società sportiva del territorio è in grado di sobbarcarsi dei costi del genere. C'è stato un rincaro, se non sbaglio, in quanto le società del territorio debbono pagarvi per l'affitto del forum. C'è del malcontento, secondo il tuo parere? Ho letto anch'io che qualcuno dice che vi è stato un rincaro, in realtà non è così. Semplicemente non vi era la tariffa per quanto riguarda le partite con l'apertura delle tribune. Ovviamente si capisce che una partita senza le tribune ha dei costi ben inferiori di una partita con le tribune aperte, perché poi i costi per la pulizia, eccetera, siccome dobbiamo sobbarcarceli noi, è normale che ci siano dei costi in più. Sono dei costi in più veramente bassi perché per una partita di campionato con tutte le tribune aperte sono 250 euro l'ora, 150 era con la tribuna chiusa e mi sembra che siano dei costi veramente bassi anche andando a guardare tutte le altre strutture in giro per l'Italia.